messo davanti oggi alla questione dei contenuti e del peso del lavoro dentro la politica italiana. Io dirò quattro cose. La prima, io sono d'accordo con la relazione di Landini e con le proposte. Mi sembra un ottimo programma di governo. Io lo firmerei subito. Un ottimo programma di governo. Penso che su questo bisogna fare battaglia politica. Per quanto ci riguarda, siamo impegnati su questi contenuti, dalla legge sulla rappresentanza, alla cancellazione dell'articolo 8, il reddito di cittadinanza, il mantenere l'articolo 18 e allargarlo invece che svuotarlo come succede. Abbiamo presentato in molte parti del nord Italia, in particolare la legge contro le delocalizzazioni, bisogna fare un intervento deciso per impedire che le aziende possano fare quello che vogliono. E sottolineerei solo tre elementi di contenuto. Primo, sulle pensioni il problema è mettere un tetto a 5.000 euro a tutte le pensioni al loro cumulo, perché è vergognoso che ci siano in giro pensioni da 600-700.000 euro mentre la maggioranza degli italiani non arriva a 1.000 euro al mese con le pensioni. Quindi quello è il problema delle pensioni, di redistribuire dentro il versante pensionistico e non di allungare l'età per andare in pensione. Secondo, sul fisco il problema non è di mettere l'IMU sulla casa, il problema è di far pagare tutti i redditi con le stesse aliquote, perché è vergognoso che un lavoratore, un pensionato, paga le tasse in modo progressivo e invece se tu hai le rendite finanziarie paghi una tassa fissa che peraltro è la metà di quella che paga un lavoratore o un pensionato. E allora bisogna fare un fisco in cui tutti pagano in modo progressivo a prescindere di quale sia la fonte di reddito. Terzo elemento che voglio sottolineare sui contenuti, io penso che sulla questione dei fondi pensione bisogna fare, se mi permette Maurizio, un passo ancora più in avanti, perché i fondi pensione sono il principale modo attraverso cui i lavoratori prestano i loro soldi per farsi massacrare dagli speculatori. Questo sono i fondi pensione, non sono altri. Le masse di denaro che vengono usate a livello mondiale per speculare sono in larga parte derivanti dai fondi pensione. Allora io penso che va fatta una cosa semplice: bisogna permettere all'INPS di aprire un capitolo che si chiami pensione integrative e che i lavoratori possano fare la pensione integrative con la struttura pubblica e non con le strutture private, perché io penso che per demolire la speculazione, e penso che sia un punto fondamentale per uscire da questa situazione, bisogna togliergli la benzina. Se continuiamo a dargli la benzina è inutile lamentarsi che quelli la usano per fare i loro comodi. Quindi molto d'accordo con Landini sui contenuti. Per quanto ci riguarda, noi siamo impegnati non solo a metterli nei programmi elettorali ma a rispettarli, perché come si sa c'è una certa distanza tra quelli che sono i programmi e quelle che poi sono le realizzazioni. Seconda considerazione, per quanto ci riguarda c'è il massimo di adesione al lavoro politico che dobbiamo fare in queste settimane per cercare di fermare il governo Monti, perché sull'articolo 18 quello che è successo fino ad oggi è imbarazzante, nel senso che noi abbiamo la sostanza di una manomissione dell'articolo 18, abbiamo la sostanza di un allargamento delle maglie per quanto riguarda il lavoro precario con i contratti a termini senza causali e avanti, che diciamo così lascia mano libera nella prossima fase agli imprenditori, e dentro la crisi questo è pericolosissimo. La reazione che noi ad oggi siamo riusciti a costruire non è assolutamente sufficiente. Allora io penso, e questo è il secondo punto che volevo dire, il nostro impegno è nei prossimi giorni, le scadenze date dalla FIOM, noi abbiamo provato come Federazione della Sinistra a fare quello che riuscivamo nei giorni scorsi, ci siamo impegnati, ma io penso che noi dobbiamo lavorare non solo a fare la mobilitazione in questi giorni,
ma penso che dovremmo lavorare, chi è d'accordo su questi contenuti, a costruire una mobilitazione unitaria che porti in piazza tutti quelli che sono contrari a queste politiche del governo, in una mobilitazione unitaria. Perché io penso che c'è una cosa peggio di un governo di destra, ed è un governo di destra senza opposizione. E il rischio che abbiamo oggi è esattamente questo. Per questo io penso che dobbiamo nei giorni prossimi fare tutto il possibile, ma anche dare luogo a una mobilitazione sociale. Su questo noi pensiamo che sarà necessario mettere in campo iniziative referendarie, sull'articolo 18 se passerà, così come sarà necessario mettere piedi iniziative di legge di iniziativa popolare sui redditi sociali, sui vincoli sociali al pareggio di bilancio, altra cosa passata in questi giorni quasi sotto silenzio, su un piano del lavoro come quello che ha proposto Gallino. Vado rapidamente a chiudere su due questioni. La prima è questa: Syriza, che si candida al governo della Grecia e a cui vanno tutti i nostri auguri affinché possa vincere le elezioni del 17, lo fa dicendo una cosa molto chiara, e cioè che il memorandum imposto dall'Europa è inaccettabile, perché se accettassero il memorandum non c'è niente da fare. Tutti i prestiti che vanno alla Grecia per il 90%, 95% finiscono a pagare gli interessi sui debiti che hanno. In quel modo lì la Grecia sa che non ne uscirà mai, e quindi accettare il memorandum vorrebbe dire semplicemente mettersi in fila per essere sbattuti fuori dall'euro col fallimento della Grecia quando saranno definitivamente alla canna del gas. Noi in Italia ad oggi non abbiamo il memorandum, ma abbiamo il fiscal compact. Il fiscal compact per l'Italia è uguale al memorandum per la Grecia, perché dato il debito italiano e dato come è fatto il fiscal compact vuol dire 40-45 miliardi di euro di tagli ogni anno per 20 anni. Questo vuol dire, è l'effetto di una guerra, non è un'altra cosa, è l'effetto di una guerra. Allora, e so bene che ci sono proposte di togliere dal fiscal compact qualche investimento, ma questo può funzionare per paesi che hanno un debito più basso. Per l'Italia, se di fronte a 45 miliardi di tagli anche ci danno il permesso di usare 4-5 miliardi per investimenti, non risolviamo il problema, perché vuol dire condannare l'Italia alla recessione, alla svendita del patrimonio pubblico e alla chiusura del welfare sicuramente. Allora, questo è un problema che poco, perché io penso che il fiscal compact non è ancora stato approvato. Noi dobbiamo mettere in campo un'azione che sia durissima per lavorare ad impedire l'approvazione del fiscal compact, e dobbiamo dire, penso io, che il fiscal compact in Italia vale come il memorandum per la Grecia. Noi ci impegniamo a non accettare il fiscal compact, perché se si accetta quello è chiusa. Si può fare il governo che si vuole con 45 miliardi di tagli, non c'è niente da fare, non si fa né la sanità né l'istruzione. Ultima considerazione, ho finito. Io penso così: sul piano politico la cosa che io credo è molto semplice, che in Italia anche in virtù della legge elettorale si discute sempre molto di più degli schieramenti che non dei contenuti. Io avanzerei una proposta diversa e direi: perché non possiamo mettere insieme in qualche modo da decidere, le forze politiche, sociali, culturali, associative che si riconoscono nei contenuti che Landini ci ha proposto, e che questo diventa il polo della sinistra, e forse sarebbe utile per questo paese che oltre ad avere svariate e potenti destre ci fosse anche una sinistra in grado di avere una posizione politica chiara sui contenuti. Poi si discute con chiunque, ma forse il primo problema in Italia è ricostruire una presenza di sinistra che sia degna di questo nome. Questa è la proposta che avanza. Grazie Paola, adesso